Cari pazienti, buongiorno. Oggi siamo qui con il dottor Saverio Luccarelli, che è un medico oculista a Milano. Ciao a tutti. Saverio, partiamo subito con qualche domanda sul laser. In quali casi si può usare il laser per correggere i disturbi della vista? Quali sono i più frequenti disturbi che si possono correggere? Allora, sicuramente il laser può essere utilizzato per correggere appunto i difetti di rifrazione, come hai detto, in particolar modo la miopia, che è quello che ci consente di vedere male da lontano, perché dobbiamo mettere appunto occhiali da lontano, e l'astigmatismo e l'ipermetropia, che invece sono dei difetti che generalmente impongono l'utilizzo di lenti correttive sia da lontano che da vicino. Facendo il laser si toglie proprio il bisogno di mettere la lente. Quindi eliminiamo gli occhiali. Esatto. E invece per la presbiopia? Per quanto riguarda invece la presbiopia, che è quel difetto di rifrazione che consiste nel non riuscire a mettere a fuoco da vicino, ed è un problema che interessa tutti dai 40 anni in poi, ci sono anche delle tecniche chirurgiche, però ne sono state proposte molte, ma ancora non c'è un consenso a livello internazionale su quella che è la tecnica più efficace. Quindi ci stiamo arrivando, ma ancora non siamo proprio al 100%. Sicuramente, poi serve ancora molto l'esperienza. A che età è il caso di sottoporsi, o comunque quali indicazioni, quali condizioni si devono avere per potersi sottoporre a questo intervento? Allora, è molto importante innanzitutto che il difetto refrattivo sia stabile, per cui innanzitutto lo sviluppo deve essere completato, lo sviluppo proprio sommatorio del corpo, per cui almeno bisogna aspettare i 21-22 anni e aspettare che il difetto sia stabile almeno per 2 anni. Quindi quando si ha l'idea di sottoporsi a questo intervento conviene fare due visite almeno una volta all'anno per verificare appunto la stabilità del difetto e quindi pensare di fare l'intervento. Quindi controlli regolari sono utili? Controlli regolari sicuramente. Raffaele ci chiede: ma questi interventi con il laser sono dolorosi? Gli interventi possono essere fastidiosi sicuramente in entrambe le tecniche più utilizzate, che sono la PRK e la LASIK, e appunto nei primi giorni post intervento, in particolar modo con la PRK, i primi 3 giorni possono essere abbastanza fastidiosi, però è un fastidio che si può tranquillamente affrontare con l'installazione di collieri specifici o addirittura con degli antidolorifici per bocca. Come si svolgono normalmente questi interventi? Questi interventi si svolgono con un'anestesia topica, si mettono solamente delle gocce anestetiche nell'occhio, per cui niente punture. Un intervento nel caso della PRK che dura circa 5 minuti a occhio, mentre la LASIK può durare anche 10 minuti, poco di più. Però sono degli interventi che consentono al paziente di andare tranquillamente a casa sulle sue gambe dopo mezz'ora neanche. Quindi l'intervento di per sé è molto semplice, è un po' il post-operatorio che è un po' più fastidioso. È fastidioso perché la cornea è il tessuto più densamente innervato del corpo umano e per questo ogni minimo insulto può essere parecchio fastidioso. Ci sono tutte delle misure che noi adottiamo per diminuire al massimo questo fastidio, però sicuramente ci si accorge che qualcosa è cambiato. E invece nei giorni dopo, a parte i primi 2 o 3 giorni, come va? Nei primi 3 giorni appunto è fastidioso, nei giorni successivi già la vista si recupera, nella fattispecie nell'intervento di LASIK si vede subito bene anche il giorno dopo l'intervento, nella PRK invece ci si mette un pochino di più, ma già dopo una settimana si ha un recupero quasi dell'80%, nelle settimane successive il recupero è pressoché completato, quasi a un mese. Ci possono essere dei leggeri fastidi ancora di secchezza oculare proprio perché si devono riformare tutte le connessioni nervose anche dopo alcune settimane, però si possono instillare tranquillamente dei lubrificanti che diminuiscono, se non azzerano completamente, questi sintomi. Bene, ringraziamo il dottor Saverio Luccarelli. Vi ricordo che potete trovarlo su pazienti.it per un consulto, per fissare un appuntamento. Ciao a tutti, arrivederci.